Buongiorno a tutti. Oggi poco occhio pecoro, che mi sono svegliato un po'. Poche ore ancora qui. Oggi si va a finire una cosa e poi torno giù. Ho deciso di pubblicare alle 13 un video inedito. Non l'avete mai visto. È una cosa anche abbastanza emozionante, quindi non avevo mai pensato di metterlo. Lo metto alle 13, quindi state collegati. Intanto, uè, amore, piccolo pandoro dorato farcito con crema Nutella e mascarpone. Mo si sveglia, eh. Tanto la prima cosa che fa è andare al bagno. Ah, no, non fa così. Hanno visto tutti che sei andato al bagno, cioè, io boh. Solita storia, ti vuoi muovi? Siamo sempre in ritardo. Sempre, per colpa di noi. Siamo Maria, 3 minuti in ritardo. Ma 3 minuti il cavolo, ah, è fastidioso la gente che. No, ma ti metto il numero girato. Anna, fuori sta pieno poi. Arriviamo, eh? Sì. Si mangia, dopo. Buono. Voglia tu a fare diete. Sei diventato un gattone. Comunque, nonostante i lavori, i scatti, le robe, tutto quello che abbiamo fatto qua, sempre un coccodrillo. Ragazzi, siate sempre voi stessi. Stiamo facendo una cosa per lavoro, parlando con delle persone, e a un certo momento mi è scappato fuori: mannaggia il crocistrada. E questo signore mi ha guardato male, ma che vuol dire? Mi ha detto. È una anche delle domande più frequenti che mi fate. Raga, il crocistrada è tipo un incrocio con più vie, quindi oggi ve l'ho detto, e ecco, però ogni tanto mi esce fuori, anzi quasi sempre, perché tanti so così, non è che pane pane, vino al vino. Vado prima. Noi. Daddy, dormimo? Dillo un po'. Daddy, dormimo? Dormimo? Daddy, dormimo? Dormimo? Ecco. Cocco. Vediamo chi arriva prima sotto, no? Chi arriva. Coccodrilli, ho appena postato un video che veramente mi ha spiazzato, non l'avevo mai, è di 2 o 3 anni fa. Fate swipe, andate a vedere e così capirete perché anche a rivederlo ora sono un po' emozionato. Come si dice da voi, ma ieri lo scarpone non era il mio, ma è venuta una bescia. Da voi come si dice? Guardate che lavoro. Da noi si dice bescia, la bescia in tal piede. Mamma mia, che dolore. Un nuovo gigante dell'enologia. Ha detto che sa di cloro. Cioè, allora, prima ho detto che sapeva il formaggio, in realtà ho scoperto che era il marzano. Sa di cloro. Adesso sapeva di cloro, in realtà era di sopra. Sa di cloro. Chiaramente di cloro. Io dico solo, meno male che tu non ti senti fare vino. Vieni qua, perché aiutaci tu, perché sa di cloro l'avevo mai sentita. Voglio dire che siamo sulla buona strada, ma il processo a produrre vino è ancora però, molto. Oh, aspetta, molto senti questo? Odora questo? E poi senti odora. Non c'entra niente, però siamo passati comiche. Al formaggio al marzala, quindi capisci la mia ampiezza dei paragoni. Adesso provo a parlare per bene. Che la prima persona che ho visto a limone che mi ha riconosciuto è Alessandro Ficchini, tutti venitemi a seguire sul mio profilo. Mazza, proprio così sei partito, eh. Andatela a seguire, non so. Però ecco, è la prima persona che mi ha riconosciuto. È grande, eh? Sei contento? Sì, un abbraccio Carletto e grazie di tutto. Niente, ciao bello. Ciao. Grandissimo, guarda come fa, vai. Facci vedere un po'. Vai Ficchini! Vai! I complimenti allo chef e a tutta la cucina. Del fiocco di neve, grazie. Grandissimi numeri uno. Grazie, e Carletto. Ci si rivede presto. Ciao. A presto, ciao. Ciao anche ciao. Loro, ecco. Tutto ciao, ragazzi. Ringraziare anche lo staff del fiocco di neve, della reception. Grazie a voi. Super cordiali ed educate. È stato un piacere. Anche per me. Prestissimo. Quando torni? Mi hai lasciato vedere il derby da solo. Se può sapere quando arrivi. Comunque l'Inter vince 1-0. Forza Inter! Lukaku De Fuligno, ragazzi! De Fuligno! De Fuligno! De Fuligno!
Luca Gude Fuligno. C'è un applauso di Ibra al gol di Lukaku. Secondo me, ve la dico così, fanno anche pace, quindi ancora più bello lo sport, ancora più bello il calcio, se succede, ma credo di sì. Tu stai lontano, ma è come se stai vicino. Tre sono le cose che piacciono a me. Tre sono le cose che piacciono a me. Tre... Se smadonnare selvaggiamente... E sono fermo qua. In mezzo alla strada. Adesso ho chiamato il ragazzo all'hotel, speriamo. Che palle. Ecco Giovanni. Lasciare da solo. Dio, dai, porco diaz. Tu devi restare a Limone. Oh, non ti preoccupare, tanto c'è un meccanico. Ma è meccanico in casa. Avrò il responso della macchina. Per fortuna qua sanno sempre come consolarmi. Un po' di... E quando è finito questo.